È il primo oro dopo quello delle Olimpiadi di Tokyo senza tifosi ad essere consegnato davanti al pubblico nell'era del Covid, tornato a tifare e urlare all'Arena di Vienna. L'Europeo femminile 2021 si conclude con una grande vittoria della coppia svizzera Nina Bettescart e Tania Huberli, un secco 2-0 senza repliche al duo tedesco più falloso e meno continuo. Katia Stam e la 19enne Risa Schon. Muro, servizio, recupero delle svizzere, brava a togliere il fiato alle avversarie senza lasciare margini, solo piccoli sprazzi, troppo pochi per portare a casa il risultato più importante alla rassegna continentale. Per Bettescart e Huberli, testa di serie numero 3 del tabellone, è il risultato più importante della carriera. Succedono alle connazionali Verge de Pre e Heidrich, che il titolo lo avevano vinto nel 2020 in Lettonia. Sono loro ora la coppia del momento, duo svizzero che in questo anno il più difficile avevano chiuso pochi giorni fa a Tokyo al nono posto nel World Tour. Dopo due quinti posti avevano sfiorato con l'argento la vittoria in un torneo 4 stelle a Sochi. Molto tecniche, belle da vedere, continue e precise nelle giocate. Sono loro, Nina Bettescart e Tania Huberli, le nuove regine del beach volley europeo.